Rilancio e normalità, voglia di ripartenza, rispetto delle norme sanitarie. Con questi auspici è stata presentata questa mattina al Maschio Angioino la rassegna culturale dell'estate a Napoli, ideata dal Comune di Napoli e finanziata dalla Regione Campania. Si comincia martedì 27 luglio a Bagnoli, nella ex base NATO, con 3 giorni di musica indipendente. Ci vediamo il 27, il 28 e il 29 luglio, Indie Rock e dintorni ex base NATO. Ci saranno Yalma Megretta, Fitness Forever, Valderrama 5 e tanti altri artisti. Le serate saranno a ingresso gratuito con prenotazione e posti numerati, naturalmente per il rispetto delle disposizioni Covid. Seguite le pagine per tutte le informazioni, vi aspetto. Nell'incantevole parco archeologico di Pausilipon ritorna alla rassegna musicale Suggestioni all'imbrunire, inaugurata quest'anno dal pianista Bruno Canino. Al Maschio Angioino un variegato cartellone di spettacoli teatrali partirà il 19 agosto con Alessandro Haber e Giuliana Desio. Altre iniziative d'arte, cinema, fotografia completeranno il programma dell'estate a Napoli, che si concluderà il 1 ottobre. Con forza vogliamo dare questa indicazione, che è un'indicazione di stima, anche perché la professoressa Anna Maria Palmieri è una persona amica, ma è soprattutto è una persona che riveste un ruolo istituzionale che per la Regione Campania è un ruolo, riguardando la città di Napoli, la città metropolitana di Napoli, la città di Napoli, è un ruolo che ha un ruolo strategico decisivo ovviamente per il rilancio dell'economia campana. Per dirla brevemente, ritmo è una parola che rimanda alla scansione del tempo e dopo tanta aritmia dovuta alla pandemia, il ritmo del cuore, il ritmo della vita, il ritmo delle passioni, il ritmo delle stagioni deve riprendere sereno grazie alla cultura, che è la forma fondamentale di promozione turistica. E di questo ringrazio l'assessore Casucci, perché questa vocazione pedagogica del turismo non è sempre compresa. Preludio dell'estate a Napoli sarà lo spettacolo Bentornato Don Enrico, dedicato alla straordinaria carriera di Enrico Caruso, che si terrà domenica 25 luglio nel cortile del Maschio Angioino.